Tranquilli, gente, non vi abbiamo delusi. Abbiamo preso la strada quella che dice che è chiusa. Ma sono grossi, questi fiocchi. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, Daddy. Oggi si procede più lenti, eh? Eh sì. Poco da fare. 400 km ci si metterà 10 ore. Questa è la strada principale, io non oso pensare alle altre strade. Sì, sì, è proprio una macchina, vedi. Meno male ci hanno messo sti paletti lungo i bordi della strada. Mamma mia. Cioè non si vede niente. Oh, è pianino, eh. Poi c'è un vento che porta via. Camion. Ma c'è un camion, amore, fermati un po' da una parte che questo ci porta in trionfo. Guarda che bufera. Questo col camion. Ah, amore, fermati un attimo, dirà. Io per lavoro, loro dove vanno non si sa. Ma questa è la strada, eh? C'è solo questa. Sì, la strada è questa. Amore, siamo arrivati al circolo polare artico. Sì, non si vede uno di qui. Non si vede niente. Non ci è si sommerso dalla neve. Però è figo, dai. Teddy, sei contento? Ci siamo stati, fidatevi. Non si metterà una foto. Ma guarda, facciamoglielo vedere subito. Apri i finestrini. Ecco. Parcheggio è tutto chiuso. Questa è la visibilità. Ci si passerà col camion in due sul ponte? Direi di no. Io mi fermerei. Che lui entra di prepotenza. Guarda i lavori, guarda che lavori. Finestrino. Ecco. Quello che c'è di bello è che passa veloce, cioè dalla bufera di prima, ma eravamo proprio lassù al passo del circolo polare artico, siamo scesi quanto? Forse 20 km, 30 sì, km neanche. E ora siamo qua, bello pulito, dice sì anche la terra degli orsi, ci mancherebbe anche quello lì, sai ora? Ci starebbe a vedere un bel orsetto, eh? Ma noi ce l'abbiamo un orsetto. Eccolo qua. Teddy, da dire qualcosa? Sì? Ciao, amore, ciao. Allora, ora qui risiamo a un problema. La strada è chiusa. Come mai? Narvik è chiusa di qua, bisogna prenderla di là. Controlliamo. Mai. Poi figurati, non c'è neanche nessuno da poter chiedere. Via, ci vuole il navigatore un attimino. Tranquilli, gente, non vi abbiamo delusi. Abbiamo preso la strada quella che dice che è chiusa.
Ora vediamo un po' dove si va a finire, eh? Può darsi che si faccia poi come ieri, che si ritorna indietro e poi si brontola perché siamo ritornati indietro. Però guarda che spettacolo di strada. Noi sempre con lo spettacolo di strada, poi si prende sempre, sai? Dove ci si siede, si prende sempre. Dove ci si siede. Comunque, macchine ne arrivano. Forse questa per i camion non va bene, tru tru. Perché ora è tutta addossi. Qualcuno, chiedo. Ma? No, la strada è molto bella, guarda là, sembra trampolini di lancio. Prendi piano. Allora, dopo l'ennesimo cartello di Narvik stangato, ci siamo decisi a chiedere. Sorry, can I ask a question? But the road for going to Narvik is closed from this. We need to come back. Back and go over the Chepsi. Okay. I think the same for the boat. Okay. Thank you. Sorry. Guarda che bel mezzo colore. Vai, Teddy. Dimmelo un po' a me. Bravissima. Oh. Le aspettative erano alte, perché Teddy, vai dietro, forza, che bisogna tornare indietro. Teddy. Andiamo, va? Il traghetto sta arrivando. Paura di aver freddo sul traghetto, amore? Sì, perché io voglio scendere. Vedrai come ci sarà un bagno sul traghetto. Vedrai come si balla. No. Cambio di programma, però ci sta. La strada l'abbiamo sbagliata giustamente. Via. Teddy, sei sempre agitato come al solito? Ehi. Va. Non ci si esce, amo. Qui parto a tagliare. Però piantarsi lì come degli stronzi. No, non ci riproverai mia. No, non ci riprovo. Ah, sei sbagliata via. C'è la strada di là. Perché frena? Così ci siamo piantati, eh? Non solo ci siamo piantati, ma anche stasera non abbiamo trovato dove andare a dormire. Campeggio, perché sono piantati. E poi c'è il vento che porta via. Nevischio, tra poco ha messo neve abbondante. E niente, ma ci siamo piantati, ma come due scemi alla fine, eh? C'era, vi spiego. Luna ha voluto prendere la sua stradina, sai, il navigatore segnava quella. Siamo arrivati in cima, era tutto bianco, e poi io ho visto c'era una salitina fatta così con un blocco di cemento. Io ho detto, si passa tra il blocco di cemento e la montagnetta. E certo. Invece poi abbiamo scoperto che quello lì era l'accumulo di tutta la neve del Gatto delle Nevi. Se c'è un blocco di cemento è perché non ci si può andare. Ci siamo piantati non solo lì, ma sotto le frasche c'era anche un albero mezzo cascato, io no. Comunque via, andate anche oggi, siamo a Narvik, siamo arrivati dopo tutto il giorno neve. Teddy dorme, si vede lì. E via. A domani. Ciao.